Oggi nuova colazione proposta da Baso & Company. Abbiamo dolci sardi, abbiamo i classici amaretti che Sì. sono molto apprezzati da me, diciamo, e anche da lei, credo. Sì, Sì. E sono buonissimi. poi abbiamo un altro dolce particolare che è simile all'amaretto, io la chiamo le zizzine perché ricordano la forma di un seno, non voglio essere volgare, ma è così. Io sono sempre stato abituato a chiamarle così, quindi le chiamo Zizzine vuol dire le zizzine. seno? Non so nello specifico se vuol dire seno, le Beh, ce lo zizzine scriveranno se lo tanto. scriveranno, ci saranno altri 25.000 modi di chiamarli Questo è comunque sicuro, in perché come su Sardegna. tipo io le frittelle di carnevale le chiamo Esatto. in un modo, qualcun altro in Io un sono altro. sempre stato abituato a chiamarle così, quindi io le chiamo zizzine, comunque simile all'amaretto perché è la parte inferiore. Ce le ha date la sua mamma da farmele Sì, assaggiare, è io stata non le volevo carinissima. perché Lui non voleva prenderle, ma io voglio basta, dai. assaggiare tutto, i dolci Questi però soprattutto. li mangio. A me sinceramente le zizzine non fanno impazzire, perché oltre alla, non è l'amaretto, Che sai? C'è la cos'è? marmellata dentro Sì, questo. beh, si vedeva, vedi che fuori un pochettino ne è Vedi? uscita. Comunque, vediamo un po'. Adesso le assaggiamo. Comunque io le chiamo zizzine, fateci sapere com'è. Voglio sottolineare questo. Zizzine, zizzine. Per chi non l'avesse capito, le chiama zizzine. Però lo devi dire con un savoir-faire diverso. Devi avere più enfasi nelle cose. Per quello, le zizzine, Ah, devi ok, Bravissima! Stiamo facendo corsi di recitazione e amaretti stamattina. zizzine. Comunque, buongiorno a tutti, questa è la nostra colazione. Ciao! Eccolo lì. Sì, io ti proteggo io, tranquillo. Si nasconde dietro la pala, beffardo e sagace. Il gatto. Budino assassino, il ritorno. Chi è? Chi è Tiffy? Vuoi uscire? Non voglio farli uscire perché ci saranno solo delle scorribande negative per Tiffany che le ha già passate un po'. Però, Ma guarda dove si è messo. allora, è appostato il maiale. Li facciamo uscire? No, no, ma anche perché fidati, se li apri non esce, non provare. Non tentare Guarda, adesso sta fortuna. facendo lo spavaldo, Sì, eh. perché se Adesso n'è andato l'altro. apriamo, vediamo. Dai, Se esce il giocatore però. Attenzione, mette la testa fuori. Meno tanto. Con meno 10. 10, stanno usando un po' l'ambiente com'è. Allora, Tiffy? Dai Rientra per sicurezza. che ci sono i pinguini che ci attaccano. Basta. Udo. Via. Via. Bravo. Il budino oggi è scappato. Comunque fa gli appostamenti ogni giorno. Le Tutte mattine. le mattine si mette qua, viene a fare il suo controllo. Nuovo appuntamento con la lavatrice e il coccolino. È finito il coccolino? Bene. Lo compreremo alla Cidac. Per la mia felicità. Buongiorno, oggi mi vedete di nuovo iniziare il vlog in tenuta casalinga perché prima di fare qualsiasi cosa e prima di uscire di casa la missione è pulire, quindi faremo le pulizie della domenica così poi ce le siamo tolte, perché io di settimana comunque quando torno da lavoro, tornando prima, ne faccio un pochettino, però la domenica è quando bisogna dare proprio la botta a tutta la casa e voglio togliermelo subito perché oggi ho intenzione di fare un sacco di cose e non ho voglia di avere la questione pulizie incombente o di ritrovarmi come la settimana scorsa che le ho fatte dalle 8 di sera fino alle 10 col fatto che non potevo neanche poi usare l'aspirapolvere perché comunque il bambino dei vicini dormiva, perciò è stata veramente un'esperienza epica e non voglio che si ripeta. Ieri mi sono completamente dimenticata di farvelo vedere perché ero super di fretta quando siamo usciti. Comunque Codalì mi ha inviato un po' di cosine, tra cui delle tisane, che così proverò delle nuove tisane. Queste qui sono tisane biodrenanti, anzi in realtà una tisana biodrenante. Allora, qui c'è dentro una miscela di vite rossa, ribes nero, mirtillo, scorza di arancia dolce e cannella. Arancia e cannella lo sapete che è una cosa che mi fa impazzire, cioè è proprio un abbinamento che adoro. E poi c'è scritto per procurare una sensazione di benessere immediato. E poi sempre nel pacchettino mi hanno mandato due prodotti che servono appunto in combo con la tisana per migliorare la pelle, me l'hanno scritto. Questa qui è una maschera Instant Detox, niente, stamattina mi cade tutto, c'è qualcuno che mi pensa.
Comunque è bellissima perché ha il tappo in finto legno, adoro le cose fatte così. E questa qui che è caduta invece è un olio da notte, sempre detox, ed è tutto per il viso questo. Eccolo là, guardalo là sotto. Eccolo che si nasconde qua. Ma gli hai fatto paura perché ti ha visto prendere la videocamera. Hai diritti d'immagine, budino. Budino. Stamattina non ci lascia in pace. Allora, questa è la scopa che lasciamo qua per sicurezza Sì, nel tentativo di prenderlo. no, in realtà è perché basta che fa il rumore e lui si spaventa. Era Ah. testato questa cosa in Comunque estate. testeremo le bottigliette come ci è stato consigliato da Sì. tutti, sia sul canale che da mia madre. Le bottigliette d'acqua gli fanno paura. Proviamo a metterle. Abbiamo praticamente finito le pulizie in due, veramente è molto più veloce farle, infatti sono così contenta quando può aiutarmi anche lui perché di settimana io nello stesso tempo riesco a fare un decimo delle cose. Infatti adesso ci manca solo di passare lo straccio, ma lo passa lui e io invece faccio la lavatrice, stendo la lavatrice. Che invece ha fatto lui stamattina, quindi ci siamo divisi perfettamente i compiti. Così poi possiamo andare e dobbiamo andare a fare la spesa, perciò questa volta gli tocca perché in settimana non ce l'ho proprio fatta. Siamo adesso in macchina all'alba delle 11:30, tutto calcolato, coi tempi siamo perfetti. Adesso andiamo alla CIDA, cosa ha fatto la lista, non c'è tantissima roba da prendere, però sono tutte quelle cose ingombranti che mi fa comodo avere dietro lui che comunque ha molta più forza di me, per quanto io fossi abituata a portarmele da sola. Questa cosa di avere lui è fantastica Sì, perché così mi aiuta. Cosa c'è? no, dicevo, questa cosa di avere lui portatile era carina. Vabbè, Comunque ma noi perché scegliamo sei comodo? gli orari meno gettonati dalla No, guarda gente. che secondo me a quest'ora sono tutti a mangiare, come ti dico sempre. Poi con sta Sì, bella giornata, questa bella anche giornata. oggi c'è un bellissimo sole e le temperature si sono alzate, non siamo più sotto lo zero, ci sono 3 gradi e mezzo adesso. Sì, c'è anche un bel sole, è vero. Dobbiamo andare in montagna la prossima settimana. Quasi quasi, se posso evitare qualche tipo di supermercato, lo farei, Ma guarda. dai. No, che figata, hanno messo già le chiacchiere. E anche ne hanno già prese un sacco perché praticamente ci sono gli scomparti quasi vuoti. Queste qui sono di una marca che non ho mai provato in realtà. Finalmente riesco a farvi vedere il frigo dove hanno messo il sushi che ve lo raccontavo tipo un po' di tempo fa nei vlog. Praticamente ci sono tutte le varie versioni, tipo California Roll, qua sotto i futomaki, qua sopra Osomaki Sake dovrebbe essere, ma io sono un disastro con i nomi. Ci sono i nigiri di gamberi, i nigiri di salmone. Sono praticamente confezionati così e devo dire che vanno a ruba, perché è difficile trovare quello che si vuole. L'altra volta c'erano anche i nostri preferiti che sono i roll fumé, ma stavolta non li vedo. Noi comunque il sushi alla fine l'abbiamo provato, cos'era, una settimana fa? Due settimane fa? No, la settimana scorsa, e abbiamo preso i roll fumé perché c'erano i California Roll. Ti ricordi cos'altro avevamo preso? Ah, ecco, esatto, però non, cioè, è buono, è molto buono, più della maggior parte dei sushi da asporto, però comunque non è come mangiarlo lì, insomma, ma come ci aveva anche detto il ragazzo quando eravamo al ristorante, ovviamente il fatto di averli fatti sul momento piuttosto che magari fatti il giorno prima gli fa perdere un pochettino di qualità, però in generale è ottimo, cioè è bellissimo averlo lì a portata di mano e comunque è fresco, si sente. Oggi per pranzo abbiamo l'insalata, l'abbiamo fatta con il primo sale, le noci e il culatello. In realtà a volte variamo e mettiamo anche la mocetta. Oggi avevamo il culatello e l'abbiamo fatta con quello. E poi invece abbiamo fatto anche un piattino con l'insalata russa con il tonno e un pochettino di salumi, salame, coppa. Di nuovo un po' di culatello e anche il crudo. La cosa migliore di aver fatto le pulizie già stamattina è, vabbè, a parte il fatto che siamo tornati dalla spesa ed era tutto in ordine ed è una cosa che adoro, ma anche il fatto che adesso posso stare qui e guardarmi la partita con tranquillità, quindi passare il pomeriggio nel letto.
Non tutto il pomeriggio, giusto le 2 ore in cui c'è la partita. In realtà credo di non avervelo mai detto, però io sono una super tifosa. Da piccola andavo sempre allo stadio, poi vabbè, da quando mi sono trasferita qui è un pochettino più scomodo, ma ho sempre tifato il Milan. E tra l'altro il mio primo amore di quando avevo forse 11 anni addirittura, ero proprio piccolissima, è stato Maldini. Io avevo la stanza tempestata di poster e di foto di Maldini, di Paolo Maldini. E avevo addirittura un poster enorme che penso che mio papà abbia conservato dopo che l'abbiamo tolto, che era riuscito lui a trovarmi e quando me l'aveva portato ero stata contentissima e ce l'avevo appeso proprio sull'anta quella lunga dell'armadio, era tipo grandezza naturale e io non lo so, sono sempre stata un po' maschiaccio sotto questo aspetto, nel senso che il calcio a me è sempre piaciuto e mi gaso proprio per le partite, non solo quando gioca l'Italia, ma proprio in generale mi piace guardare le partite. Classica scena della domenica, Tiffany che dorme appiccicato e completamente a baso, ormai mi ha totalmente sostituita con lui, sta sempre appiccicato a lui, anche le zampine ti ha appoggiato. Amore, non vuoi più bene alla mamma? Quel sole ti dà fastidio, eh? Ho provato a tirar giù ma gli arriva comunque diretto negli occhi, patatino. Super notiziona della giornata, questa qui veramente è una notizia incredibile. Mentre guardavamo la partita, Baso mi ha detto che oggi, cioè proprio oggi, vuole registrare insieme il video dello speciale dei 100.000. Quindi io avevo aspettato a farlo perché speravo che si convincesse sempre di più a registrarlo insieme a me. E infatti la mia perseveranza mi ha ripagata perché ha deciso di farlo con me proprio oggi. Quindi adesso aspetto ancora un attimo perché non voglio troppo forzare la mano, però a quanto pare faremo il primo video insieme e sono contentissima. Cioè finalmente un video insieme, sono quasi emozionata come se stessi facendo il primo. Speriamo che comunque si trovi bene a farlo e che ci prenda gusto e gli piaccia. Adesso vediamo cosa ne esce e faremo dei tentativi perché lui proprio non è neanche abituato secondo me a rivedersi in video, cioè è una cosa che comunque si acquisisce col tempo e ho notato che anche Vale quando facevamo i primi video insieme comunque faceva un po' di fatica a vedersi e è strano effettivamente anche solo sentire la voce. Perciò speriamo in bene, io sono contentissima. Un'ora e mezza dopo, fuori praticamente è diventato, non praticamente, è proprio diventato buio pesto. Comunque ce l'abbiamo fatta a registrare il primo video di Baso e non so quando riuscirò a editarlo, ma spero veramente di farcela entro domani o mal che vada dopo domani. Avevo già qualche altro video che volevo pubblicare in realtà, ma li pubblicheremo nei giorni successivi. Secondo me questo qui merita, nel senso non ho ben capito cosa ne sia uscito perché non avendolo ancora neanche messo sul computer non ho idea, però insomma dato che è stato un video di presentazione, il suo primo tentativo, ci sta che magari sia un po' un video insolito, poi lo vedrete, mi saprete dire voi. Volevo mettermi a editarlo subito però in realtà visto che è stato così carino e mi ha fatto sta sorpresa, oggi ho deciso che mi metto a preparargli il suo piatto preferito, uno dei suoi piatti preferiti, cioè carciofi e patate, quindi non riesco a mettermi a editarlo ora, magari dopo cena, adesso vediamo, però ci tenevo visto che lui è una buona forchetta, almeno a sdebitarmi così, mi ha fatto davvero un mega regalo, ci tenevo un casino che facesse un video con me. Non uccidetemi, però purtroppo non mi sono resa conto di non avere i carciofi, quindi alla fine dovrò usare quelli surgelati che tengo sempre, li tengo sempre in casa, perché appunto quando magari fa qualcosa di talmente dolce che non so come sdebitarmi gli preparo carciofi e patate e quindi li tengo per sicurezza, solo che stasera proprio non quelli freschi pensavo di averne ancora un po' e non li avevo più, solo che se gli dicevo andiamo alla CIDAC per comprare carciofi la sorpresa avrebbe perso, cioè la sorpresa, il mio regalino avrebbe perso troppo significato e quindi userò quelli surgelati. Le patate buone però ce le ho, devo dire. Facciamo il nostro piccolo orto, produciamo i carciofi, li piantiamo. Alla vicina ha un orto bellissimo, E allora andiamo a fregarli, però da, non dirlo a nessuno. Da. No, però quest'estate potremmo pensare di fare l'orto. Ah, pensavo che potremmo fregarli. No? L'orto? Sì, tra le mille cose che avremo da fare potremmo anche fare il barbecue con l'orto vicino. Il barbecue è un progetto che
che si può fare comunque. Mm. E l'orto no? L'orto è già impegnativo, eh. Più che altro starli dietro. O chiamiamo gli anziani del villaggio per gestirlo, come dici tu, gli anziani del posto. Del posto, ma sono i miei amici della... Vabbè, guarda. Sono gli amici, quelli lì che si mettono con la sedia a guardare il treno che arriva alla stazione. Ma smettila, con la sedia soprattutto, se la portano dietro. Si portano dietro la sedia, si mettono lì, aspettano che il passeggero livello scende e guardano il treno passare. Mi metto a cucinare, lasciami in pace, lasciami creare. Io mi ritiro nelle mie stanze private. Notare che io sto usando il cucchiaio in legno, come mi avete consigliato di fare tutti, e non quell'altro che usa vaso. Il cucchiaio? Il cucchiaio in legno, questo è quello corretto. Adesso voglio vedere se lo salti. No! Ho paura! Bravissima, okay. Bravissimissima. Va bene? Sì. È difficile con questa padella. Sì. Ok. Perché è troppo alta. Ah, ok. Guarda se viaggiano queste patate. Fin troppo forse. Mi sa che abbassiamo un po' la fiamma. Nuovi cracker con cui sono in fissa da tipo 2 settimane. Sono questi qui, multigrain della misura con riso, grano saraceno e farro. Praticamente sono così, da una parte si vede proprio il riso e dall'altra invece sono simili a quelli di soia della misura, li adoro. Stasera ci siamo già messi a letto e qui c'è Nio che chiede le pappe. Effettivamente ci siamo messi giù e ci siamo dimenticati di dargliele. Bisogna andare giù di nuovo. Dieta. No! Stasera dieta, Nio. Sì, un pochettino ti farebbe bene, è diventato cicciosissimo. Stasera dieta allora, solo c'è Skyfall, io non l'ho mai visto. Ma va? Giuro, non l'ho mai visto, è l'unico, credo, di 007 che non ho visto. Perché durante... le vacanze di Natale abbiamo guardato, com'era l'ultimo, non Casino Royale, Spectre. L'altro, Spectre. E invece questo è quello che mi manca, ma sì, alla fine tu l'hai già visto Skyfall. Skyfall forse sì, però lo rivedo. Sì, guardiamo quello mi sa stasera e facciamo il collasso collettivo già che ci sono. Quindi 3, 2, 1 e buonanotte!